Ma anche se il mondo si oppone a Dio, c'è una vittoria più grande che vince e salva, redime il mondo. E, dice Giovanni, usato una volta sola nel testo che abbiamo ascoltato, la parola fede. Chi è che ha vinto il mondo e ha dato la vittoria redimendo il mondo? È la nostra fede. Ecco, guardando allora ancora una volta, prima di continuare la celebrazione dell'Eucaristia, a Padre Pio e alla sua fede, riconosciamo nella sua esperienza che ci è stata donata e che ancora ci raggiunge e che potrà raggiungere tantissime persone attraverso la nostra testimonianza. Ecco, guardiamo alla sua fede e sentiamola come nostra. È una fede che ci fa guardare a Dio, certi che il primo comandamento è l'amore totale di Dio come importanza, ma la via è l'amore totale ai fratelli. Gruppi di preghiera significa, credo, secondo me, realizzare questa fede, una fede incarnata nella storia che vede nei fratelli l'immagine di Dio e attraverso i fratelli e le sorelle riconosce la forza redentrice del Signore. Ecco, chiediamo, questo dono sarà per noi ed è per noi l'essere fedeli a quanto ci è stato donato. Amen.